Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento, con l'epistolario di Padre Pio, l'epistolario numero 2, che raccoglie la corrispondenza tra Raffaelina Cerase, figlia spirituale di Padre Pio, e lo stesso santo di Pietrelcina. Ricordiamo che Raffaelina Cerase, che venne a mancare proprio il 25 marzo del 1916, quando Padre Pio era a Foggia, era appena rientrato in convento, e fu importante l'intervento di Raffaelina. Oggi vogliamo raccontarvi quello che scrisse Padre Pio il giorno della Domenica delle Palme a Raffaelina nel marzo del 1914. L'essere bersagliata, scrive Padre Pio a Raffaelina, significa che voi state nella servitù divina e che quanto voi più divenite amica e familiare di Dio, tanto maggiormente inveirà contro di voi la tentazione. Ecco, la tentazione, scrive Padre Pio, è un contrassegno fortissimo che Dio è unito con l'anima. Tutto ciò che si va aggirando di sconfortante sulla vostra anima, quale sarebbe che Dio vi punisca per le comunioni e le confessioni malfatte e per tutte le altre pratiche di pietà, strapazzatamente, credetemi, sono vere e proprie tentazioni che dovete discacciare lungi da voi, scrive Padre Pio, poiché non è affatto vero che voi in tutte queste cose avete offeso Dio, avendovi riguardato da tali offese molto bene la grazia vigile di Gesù. E poi scrive ancora Padre Pio: quando l'anima geme e teme di offendere Dio, non lo offende ed è lontanissima dal far peccato. La grazia divina è sempre con voi e molto voi siete cari al Signore. Le ombre, i timori, le persuasioni contrarie sono degli artifici diabolici che dovete disprezzare a nome di Gesù. E poi ancora un ulteriore consiglio che potrebbe essere utilizzato anche per noi. Non date ascolto a queste tentazioni. È ufficio del maligno spirito far credere che la vostra vita passata sia stata tutta seminata di peccati. Sentite piuttosto a me, scrive Padre Pio, che vi dico, e lo stesso dice lo sposo delle anime nostre, essere il presente vostro stato affetto del vostro amore per il Dio ed una prova dell'impareggiabile amore di Dio per voi. Discacciate cotesti temori, diradate coteste ombre, le quali va addensando il demonio sull'anima vostra per tormentarvi, allontanarvi, se fosse possibile, anche dalla comunione quotidiana.